Allora, torniamo a questa diversità. Savino, tu ti sei mai innamorato di una donna diversa da Ah, quello pensavo che è il di un tuo Dio. ideale di donna? Andiamo a curiosare tra Di voi. una donna completamente diversa da quello che Completamente potrebbe diversa essere da il quello che è mio. il tuo ideale Sì, di donna. io amo le bionde e invece. No, di carattere, Ah, proprio no, vabbè, opposto per al tuo. fare un esempio già, insomma, di. Oltre alla Io, a me piacciono fisicità a le livello bionde, ma la mia compagna è caratteriale. una donna mora, per esempio, quindi chissà perché. E poi sì, un sacco di volte. Un sacco di volte mi sono innamorato di donne che non avevano nulla a che fare con me. Dicevo, ma io l'ho sempre sognata diversa, con un carattere docile, ma perché prendo sempre le stronze, quelle aggressive, quelle. E tu Marco invece? Beh, è capitato, ma succede sempre così perché poi, diciamo, le cose diverse ci incuriosiscono, no? E quindi, però, ma, poi magari nella quotidianità poi State dando ragione, perciò io sono un deficiente. No, strano. che sono strano, ho sempre cercato una tranquilla vicino a me perché io volevo stare tranquilla. Vedi, No, vabbè, ma veramente banale, succede, no? tante Io ho scoperto volte. questa cosa oggi Un po' banale, e un po' sto un pochino. soffrendo, guarda, rimango giusto per lei, ma siamo Insomma, scherzi, un abbandono. diciamo che l'anima gemella non esiste e che è proprio forse la diversità che troviamo in un'altra persona, la forza che ci No, no, attrae, l'anima gemella è come esiste. vogliamo. Platone diceva l'altra metà della ciambella esiste, è a trovarla, ma Difficile trovarla, Dai, ma veramente esiste. io l'ho Sì, trovata, l'altra mia metà. moglie è Ah, effettivamente vedi? l'altra metà della Ma questo è uno ciambella. spottone pazzesco che ti devi far Eddie, allora perdonare, vediamo, io sentiamo, cose. tu Che l'hai cosa mi devi far trovata. perdonare? Va bene, Savino, allora, tu l'hai Io bevo trovata l'anima intanto. gemella? Io spero di sì, perché non si può mai dire. Sì. Io spero, penso di sì, nel senso che credo di aver trovato una persona con cui molte cose Parliamo vanno, sì, quindi mi sento anche più oltre che libero da. della tua anima gemella, della tua voce, no? Della tua carriera in La mia voce l'ho questo. sempre, sì, no, l'ho coltivata, ma quello è un dono di natura, quello te lo danno, dici, questa è la Ferrari, ora mi raccomando, lucidala bene. Tu Ora, dici che ti sei per nutrito sfatare il di radio mito, sin da drug and bambino. rock and roll, io non fumo e non bevo eccessivamente, per cui ho molta cura della voce, ecco, se a lei che ti riferivi. La curo, faccio molta attenzione, faccio spesso esercizi, le do spesso del buon miele. Ma tu canti pure? Sotto la doccia, sì, i miei No, no, vicini. lui ha cantato nell'ultimo spettacolo che ha presentato, tra l'altro, che era uno spettacolo promosso da Matteo Marzotto, Per la per l'associazione sulla fondazione ricerca sulla per la ricerca, fibrosi cistica, brava, all'Auditorium della Conciliazione. all'auditorium E a un certo punto ho dedicato una canzone a Valeria Marini, che era la conduttrice della serata, e agli ospiti, che cos'era? Era Tuo Fa l'Americano? Tuo fa l'americano, Perché sì, stava è stato all'Auditorium, capito? bravissimo, Forse sì, cosa, ha se non fatto. canti, che ci si fa? Senti Appunto. Savino, parliamo del tuo otto volante, Ah, di questo ecco. tuo Zelig radiofonico Sì. nel quale fai un po' da comic jockey. Sì, Ce lo vuoi questo è il spiegare a nome che quei mi hanno pochi magari che non lo affibbiato. conoscono? Sì, beh, Otto Volante è uno dei programmi di Radio 2, tra l'altro da gennaio il programma sarà ampliato, diventerà un programma quotidiano, sarà ancora di più rafforzato, è un programma che io trovo originale, faccio radio da diversi anni e. Questa chi è? Ah no, scusate, vedevo un'immagine, ero per un attimo rapito dalla Marini, che è una donna che effettivamente ti rapisce. Dicevo, Otto Volante è un programma, devo Eccola, dire. eccola qui. Eccola qui. Qui avevo forse finito di cantare, stavo facendo. Mi stavo rimettendo a posto la voce. Dicevo, Otto Volante è un programma originale, mi diverto tantissimo perché tra l'altro è fatto dal vivo col pubblico. Però se mettete queste foto io mi Sei distraggo perché Juventino vedo questa cosa da Juve Doc, poi in questi maglia giorni di grande numero 9. sofferenza. Ah, perché sei Juventino? Ah sì, Mannaggia, lo so chiaro. tutto. Stai simpatico però, di base eri. Invece poi E manco uno vedi. così, uno Juventino vero. Dicevo, Otto Volante è un programma che si fa anche dal vivo, col pubblico, nella straordinaria sala di Via Siago 10 in Roma, che è il posto in cui è nata la L'auditorium. radio, dove Frank Sinatra per la prima volta si è esibito dal vivo nel 1953, dove sono nati i programmi più importanti, Alto Gradimento, mi viene in mente, Bandiera Gialla e Via Siago 10. E infatti ogni volta che entro in quella sala dico, o Salà, non sono degno di partecipare a questo spettacolo, ma di soltanto Rai, Via Siago 10, ed io sarò salvato, perché è così Che che. bello. Perché ti senti veramente piccolo, ci sono delle foto bellissime nei corridoi che precedono la sala A e vedi che lì hanno condotto insomma, i I padri della grandi, radio, Nunzio Filogamo, certo. Arbore, Boncompagni e tanti altri nomi. E
Ci si ritrova la sera con 200 persone di pubblico, ci sono 4-5 ospiti del Teatro Brillante o del Cabaret, degli ospiti musicali, è un vero e proprio varietà, e poi in onda il fine settimana su Radio 2. E sono felicissimo perché è molto bello, perché tra l'altro è un modo, è un doppio modo di fare la radio, cioè live col pubblico, ma poi anche con la magia e l'atmosfera di chi deve soltanto ascoltare e immaginare un movimento. Quindi ci sono i personaggi più famosi dei programmi televisivi di Zelig, che tu sai che hanno quella faccia, che dicono personaggi, quella cosa, e che tu in quel momento stai immaginando, dici, ah, eccola, chi è Tatiana? In quel momento siete bravi, perché lanciate anche tanti giovani. Il nostro è un laboratorio, anche facciamo tantissimo laboratorio, da noi vengono fuori anche molti personaggi, nuovi, che talenti, poi ci ruba la fate televisione. Anche da talent scout. In un cast, diciamo, medio di 4-5 ospiti a serata, ci sono sempre almeno un paio di nuove leve del cabaret o del Teatro Brillante italiano. Senti, come ti muovi in questa sinergia? Cioè, fai un po' da spalla questi grandi comici? Spesso mi capita di fare la famosa spalla. Devo dire, da 11 edizioni ormai comincio a capire sti mostri comici, che sono veramente ingestibili, non è facile gestirli. È vero, perché sono estemporanei. Poi ogni sera uno diverso, ogni volta imparare che sono nel giro di un pomeriggio un copione, perché il bravo comico spesso funziona anche se ha una brava spalla. Io vengo dalla musica, vengo da un'altra formazione, sì, anche teatrale volendo, però la comicità dei tempi, la battuta, sì, potete poi forse non si può insegnare. Non ci sono delle regole. O non hai. Ma il tempo comico è quello, non è scritto da nessuna parte, è quello. Una battuta arriva se detta in un momento, ci sono mille meccanismi, una cadenza, alcune cose. Uno le prova, le testa sul... Basta posporre una parola per bruciare una battuta. E tutte queste cose le sto imparando. La cosa molto bella è anche il pubblico, che c'è lì il pubblico che... Beh, il pubblico è importante, sì, no? Perché sì, ti dà quel pathos, quel sentimento, cioè ti coinvolge maggiormente in quello che stai facendo. È a metà tra il teatro, la televisione e la radio. Qualcuno dice, sì, ma questo è un programma televisivo, c'è tutto per essere la televisione. No, conserviamolo ancora per la radio. Teniamolo perché... Perché senti, tu hai detto che ti sei nutrito di radio sin da bambino, hai iniziato ai tempi dei tempi in una radio locale, una radio Arcadia, poi vabbè, prima di passare. Ho cominciato nell'87, giovanissimo, a 15 anni, nella radio di paese, di Cerignola. Di Cerignola, il tuo paese. Cerignola di Foggia. L'accento, sei straordinario. Ma guarda che a Cerignola. Ma lui l'accento però lo conserva, se vuole, è bravissimo. No. Ma sei stato bravo, nel senso, anni e anni di dizione, di duro lavoro. Ero già un bambino dirigente, nel senso che guardavo la televisione e apprendevo. No, nel senso è rimasto questo fatto della Juventus. Perché è classico dei pugliesi, io non ho mai capito perché i pugliesi. Tu di che squadra sei? A Roma. Della Roma, scusa, ma però non voglio che chiamare la stessa cosa. Perché il Cerignola, quando ero ragazzino, non era, militava e milita ancora nei campionati, diciamo, minori. E poi è mio padre che mi ha iniettato sto virus, mi portava a vedere la Juventus a Torino, facevamo delle trasferte. Veramente tanti pugliesi. Sì. Come si dice? Che cosa è vus? Poi c'è anche lo stereotipo del pugliese di Lino Banfi, che non è quello, non è, il pugliese. Non è, no, non è quello. Chiedevo. Beh, un po' esageratino nel farlo, sì, ovviamente, fa ridere. Non parliamo tutti così in Puglia. Speriamo, meno male. E quindi ho cominciato Radio Arcadia e poi da lì è venuta la radio più importante del sud della Puglia, Radio Norba. E quindi Telenorba, e poi dopo 6 anni di televisione e radio, Radio Dimensione Suono, RDS, e poi RTL 102.5, Radio Capital, fino a Radio 2 da 5 anni. Insomma, è stato un'escalation. Sì, azzardata, perché mi ricordo all'epoca vivevo un momento magico, perché Radio Norba e Telenorba sono le realtà più importanti del sud. Poi conducevo un programma che andava in onda di musica in televisione, che andava in onda tutti i giorni, quindi mi ricordo, mi divertivo tantissimo, facevo tante serate, andavo nei locali. E poi un giorno mi arrivò la chiamata con un provino, una cassetta, allora c'erano ancora le cassette, una chiamata di Radio Dimensione Suono, e mi dissero, ti va di venire a lavorare per noi, famosa chiamata in nazionale. E io lasciai il certo per l'incerto, tra virgolette, nel senso che dissi sì, io lascio la Puglia, lascio la mia fidanzata. Pure la fidanzata hai lasciato? In parte sì. Come in parte? Alla fine Roma ha detto... Vabbè, però insomma alla fine i risultati si vedono, no?